Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un piccolo trucco per aumentare la massa muscolare delle spalle e contemporaneamente preservando l'articolazione delle spalle stesse per evitare problemi nel lungo periodo. Di base, parentesi, è sempre utile avere un ottimo focus sulla cuffia dei rotatori, che è importante per compensare per l'appunto le 8 ore al giorno dietro una scrivania e ampliare un po' lo spazio articolare qua. Se io per l'appunto sono così 8 ore al giorno, faccio tanti movimenti di spinta e pochi per la schiena, non alleno la cuffia dei rotatori e magari alleno anche direttamente i deltoidi anteriori, cosa da non fare, il rischio è che lo spazio articolare si riduca, dopodiché nel corso del tempo posso avere problemi per quanto riguarda per l'appunto l'articolazione stessa. Quindi durante la giornata, come sempre, il più possibile, anche se lavori, petto aperto con le scapole addotte e depresse, che è anche meglio esteticamente. Mentre ti alleni in tutti gli esercizi, scapole addotte e depresse, cioè si avvicinano e si abbassano, in questo modo il petto si apre e senti anche meglio il petto quando lo alleni, tra l'altro. Piano piano lo spazio qua si allarga, alleni direttamente la cuffia dei rotatori con molti esercizi, anche con elastico a casa, almeno 5 minuti, 10 tutti i giorni, con un po' di stretching per il petto e per l'appunto, per quanto riguarda le spalle, mai, come dicevo prima, allenare direttamente i deltoidi anteriori con le alzate frontali, perché rischi per l'appunto di andare a peggiorare la situazione se già il tutto è compromesso dalle 8 ore al giorno e per l'appunto nel cubicolo e quant'altro. E dopodiché, quando alleni le spalle, stare sempre molto attento all'extra rotazione, cioè questo movimento qui. Io faccio le classiche alzate laterali con i manubri, per l'appunto devo stare attento a non solo a non farle in intrarotazione come se versassi da bere, ma per l'appunto sempre con una leggera extra rotazione. E per enfatizzare questo concetto, ultimamente ho filmato parecchi esercizi, ad esempio un daylight raise dove per l'appunto addirittura fai le alzate con un'extra rotazione, presa in supinazione, extra rotazione del braccio, dell'avambraccio, in questo modo per l'appunto protegge l'articolazione. Forse volendo fare i pignoli intervengono un po' di più i deltoidi anteriori, però è un compromesso per la, comunque non sei frontale, sei laterale, quindi deltoidi non più di tanto, comunque in extra rotazione protegge un po' di più l'articolazione delle spalle. Oppure tante altre varianti come un Deckard Show Raise, piuttosto che un Brixton, un Cyborg Rotation, tante extra rotazioni particolari, alcuni movimenti magari come il Beef Tunnel Press ancora una volta in extra rotazione, Marty McFly Raise. Quindi in generale diciamo che riesci per l'appunto ad avere un discorso più completo, più efficace, contemporaneamente, cosa non da poco, proteggendo l'articolazione. Quindi l'obiettivo, già nei movimenti che fai per l'appunto adesso, attento sempre a una leggera extra rotazione, quindi niente deltoidi anteriori, extra rotazione anche nelle classiche alzate laterali, valuta eventualmente questi movimenti nuovi che ho filmato, poi ti rimando ai vari video, insomma brevemente li abbiamo visti, di fatto hai un discorso di extra rotazione molto accentuato, cuffie del rotatori tutti i giorni in termini di workout per aprire il petto, stretching per il petto, scapole su base quotidiana, scapole mentre ti alleni, sommi il tutto e puoi avere ottimi risultati a livello estetico, perché più il petto si apre anche in termini di postura meglio è, ovviamente, a parità di massa muscolare, non hai assolutamente alcun rischio per il lungo periodo in termini articolari e il tutto migliora anche a livello funzionale, posturale, estetico, e di ipertrofia muscolare e quant'altro. Quindi mi raccomando, applica tutto, dopodiché puoi avere ottimi risultati e per l'appunto poi ti rimando ai miei video ultimi che ho fatto per quanto riguarda i nuovi esercizi, dove per l'appunto è un discorso di extra rotazione molto accentuato per appunto avere un discorso più sicuro per l'articolazione delle spalle, mi raccomando. Quindi ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao.